L'Avellino vola nel girone di ritorno, i numeri dei lupi sono di quelli importanti. Dopo 7 giornate Piero Braia, quando è riuscito a staccare il biglietto per la B a fine stagione, non aveva mai fatto così bene. 19 punti ottenuti a fronte dei 14 di Castellammare con la Juve Stabia. Con Cosenza e Pisa i punti conquistati furono 13, mentre con il Catanzaro 11. 6 vittorie ed un pareggio per Micheli e compagni, che hanno realizzato 15 gol e subito una sola rete. Numeri che, confrontati con quelli delle precedenti promozioni ottenute dal tecnico di Grosseto, sono di gran lunga migliori anche per reti realizzate e subite. Nell'anno della promozione in B ottenuta con il rossoblù del Cosenza, i gol messi a segno furono 10 e quelli subiti 5, tra le vittorie e 4 pareggi. Con la Juve Stabia 8 reti realizzate e 7 subite, 4 vittorie e 2 pareggi non stop. Con il Pisa i gol realizzati furono 7, quelli incassati 6 in 4 vittorie, 2 sconfitte e un pari. Con il Catanzaro 9 gol fatti e 5 subiti, 3 vittorie e 2 pareggi, altrettante sconfitte. Peccato che mercoledì a Catanzaro, per l'ennesima sfida del cuore di questa stagione, non sarà in panchina in quanto squalificato. Al suo posto a guidare i lupi l'altro ex Domenico De Simone.